che sia il primo giorno di lavoro, o il secondo, o il terzo, o anche il quarto, e via dicendo, smettere di lavorare è un pallino fisso per molti, un desiderio che tutti vorrebbero si avverasse. Ma la domanda sorge spontanea: possiamo smettere di lavorare? Smettere di lavorare può sembrare molto difficile in alcuni casi, ma con molta determinazione è una cosa fattibile. Alcuni propongono dei chewing gum al caffè, contenenti una bassa dose di lavoro, in modo tale che il cervello si possa abituare con gradualità alla totale assenza di lavoro. Qualcun altro propone semplicemente di timbrare il cartellino e darsela a gambe levate. Lavorare provoca stress. Lo stress è una delle principali cause di diverse malattie e può provocare la morte, e non è sto granché. Ricerche scientifiche dimostrano infatti che vivere fa bene alla salute. Per ridurre lo stress è importante, come prima cosa, smettere di lavorare. Lavorare influisce sui neurotrasmettitori del cervello, aumenta la pressione sanguigna e fa altamente girare le balle. Il giramento di balle, conosciuto anche come rottura di maroni, si verifica frequentemente. Basta poco, una prima mezz'ora a contatto coi colleghi o capi o uno sciopero dei mezzi. Se quest'ultima a cavallo del fine settimana, il giramento è doppio, sempre che tu non abbia preso parte allo sciopero. Lavorare provoca inoltre un'intensa sensazione di disagio, dato che esso crea situazioni di sovraccaricamento mentale e fisico, alternate a momenti di fancazzismo totale. Inoltre rilascia adrenalina nel corpo e un forte prurito alla mano ogni volta che un collega fa una battuta pessima o una leccata di culo al capo. Gli effetti provocati dal lavoro sono pericolosi per la nostra salute. Basti pensare che solo dopo 10 minuti usciti dall'ufficio, il nostro ritmo cardiaco torna alla normalità e la voglia di prendere a schiaffi il proprio vicino di scrivania si placa rapidamente. Passate 8 ore dopo il lavoro, ci si sbarazza totalmente dei pensieri violenti, permettendo un ritorno alla normalità e abbassando il rischio di essere condannati per omicidio. L'omicidio è considerato reato perché, secondo una ricerca scientifica su 8.000 volontari, farebbe male alla salute. E se smettere di lavorare può sembrare difficile, pensate ai trafficatori di armi che poi possono vivere una vita agiata nei mari caldi del sud, sempre che la vivano da vivi e non da gettati in mare. Se hai anche tu dei metodi efficaci per smettere di lavorare, celi farceli sapere nei commenti e non scordare di scordarti del canale per perdere altri video di Scienziati Mai. Questo programma è stato presentato da